Sono sceso lungo il sentiero che porta al parcheggio con Angela per andare a posare il pallone in macchina. Le ho detto di non seguirmi. A metà discesa le ho detto di tornare indietro dalla mamma e così ha fatto. Io sono andato in macchina a posare il pallone. Questo è il contenuto di una dichiarazione rilasciata nel 1996 da un bambino di 11 anni di nome Renato. Il ragazzo si trovava a un picnic sul Monte Faito, Napoli, dove erano presenti anche Angela Celentano e la sua famiglia. E da questa testimonianza inizia una storia piena di misteri, contraddizioni e falsi testimoni oculari. Mentre Renato andava a posare il pallone in auto, secondo la sua ricostruzione, Angela Celentano scomparve. Aveva 3 anni, era il 10 agosto del 1996. Dopo Renato nessuno sembrava averla più vista. Fino a un mese dopo, quando un altro bambino, Luca, di 12 anni, anche lui sul Monte Faito con la famiglia quel giorno, disse di aver incontrato Renato mentre camminava per il sentiero con Angela. Ha raccontato anche ai carabinieri di aver detto all'amico di riportare la bambina dalla madre e di essersi offerto lui stesso di farlo. Renato, però, non gli diede retta, continuando a camminare con Angela verso il parcheggio, per poi tornare indietro. Cosa è successo davvero? I due ragazzi furono messi a confronto, le loro posizioni rimasero contraddittorie. Negli anni nessuno ha più analizzato quelle dichiarazioni e il caso di Angela è rimasto irrisolto. I familiari della bambina credono che sia viva. Maria e Catello, i genitori, continuano le loro ricerche, ma finora hanno seguito piste che non hanno portato da nessuna parte. E se la verità non fosse lontana dal punto in cui è cominciato tutto? Qualcosa è stato tralasciato? Negli ultimi mesi i familiari di Angela, con il loro storico avvocato, Luigi Ferrandino, hanno seguito una nuova pista in Sud America. Dopo la diffusione della nuova age progression di Angela, una foto che mostra la bambina invecchiata, sarebbero arrivate molte segnalazioni. Alcune delle quali li hanno condotti dall'altra parte dell'oceano. Purtroppo anche questa ipotesi non ha portato a nulla. Il team dell'avvocato Ferrandino ha prelevato campioni di DNA dalla presunta Angela, ma il confronto con quello dei familiari ha dato esito negativo. Al momento rimane in piedi una sola pista, quella turca, e i risultati potrebbero essere disponibili tra qualche settimana. Gli investigatori sono stati indirizzati in Turchia dalla blogger Vincenza Trentinella, che ha condotto le proprie ricerche e ha trasmesso alla procura una fotografia della ragazza scattata nel 2009 sull'isolotto di Buyukada, a sud della capitale Istanbul. Secondo Trentinella si tratterebbe di Angela, adottata illegalmente in quel paese. Tuttavia la foto era talmente sfocata che la polizia scientifica non è riuscita a fare una corrispondenza facciale con l'immagine di Angela Celentano. Nessuno finora ha potuto smentire questa pista. Per il giudice incaricato delle indagini preliminari di Napoli, Angela Colucci, ci sono alcuni elementi specifici da approfondire e ha dato 6 mesi di tempo per nuove indagini, tempo che sta per scadere. Per Trentinella Angela si trova attualmente in Turchia con quello che crede suo padre, un veterinario locale che la blogger avrebbe conosciuto. Tuttavia, dai documenti raccolti emergono 2 nomi, Faridal e Fafi Bey. Il GIP ha chiesto di verificare chi siano questi 2 uomini attraverso una rogatoria internazionale. Vincenza Trentinella ha fornito il nome di Fafi Bey e aveva dato, ai tempi, anche un suo numero di telefono che Bey le aveva scritto su un bigliettino da visita. Lo aveva trovato, accompagnata da un interprete, in uno studio veterinario. Aveva finto di essere una turista che voleva portare a casa un gattino dell'isola. Ma quando la magistratura italiana ha chiesto ai colleghi turchi di interrogarlo e mandò gli uomini del ROS per farlo, venne sentito l'uomo che usava quell'utenza, ma che non era Fafi Bey, bensì Faridal, veterinario. È così che è emerso un secondo nome nelle indagini. Non si può escludere che i due probabilmente si conoscessero e che Dal avesse permesso a Fafi Bey di utilizzare la sua clinica veterinaria. Se Angela fosse davvero in Turchia,
chi avrebbe organizzato e partecipato al sequestro quel giorno al Monte Faito e come sarebbe arrivata sull'isola di Buyukada.